legno arredo, bioeconomia, produzione energetica da biomasse. Le risorse boschive hanno un potenziale molto alto ed è proprio a questo comparto che Confagricoltura dedica l'ultimo giorno di Ecomondo a Rimini. Sono stati due gli incontri della mattinata, uno dedicato agli ulteriori sviluppi delle filiere legate al comparto e un secondo dedicato al comparto specifico della pioppicoltura. Ne parliamo con il presidente della FNP Risorse Boschive di Confagricoltura, Enrico Allasia, con il direttore generale del cluster legno del MASAF, Carlo Piemonte, e Marco Marchetti, presidente di Alberitalia. Il bosco, per tutta una serie di motivi, sta riprendendo la sua vera importanza, il suo vero valore, e quindi è chiaro che come Confagricoltura abbiamo avuto la possibilità di far intervenire al tavolo tutti gli attori, tutti gli stakeholder della filiera per un confronto, ma non solo un confronto sui numeri, ma anche un confronto sulle iniziative, sulle possibilità di scaricare a terra dei fatti concreti. La pioppicoltura sta vivendo un momento importante, soprattutto perché oggi abbiamo un prezzo di vendita della materia finita che è interessante, quindi questo dà occasione anche di rilancio a tutto il settore. È un settore che ha necessità di nuovi attori, di nuovi player che diano un contributo. Però è sicuramente quello della pioppicoltura un tema che nei prossimi anni potrà dare delle soddisfazioni enormi all'imprenditore agricolo. A luglio è partito presso il MASAF, con la presenza del ministro onorevole Lollobrigida, il cluster Italia Foresta Legno, un cluster nazionale previsto dalla strategia forestale che vuole mettere a sistema tutto quello che sono le diverse identità, le diverse componenti del settore foresta legno. L'obiettivo principale che ci siamo detti anche oggi in questo convegno di Confagricoltura è quello di dare la consapevolezza, di condividere la consapevolezza dell'importanza del ruolo delle foreste, delle filiere e di tutto quello che è collegato a questo mondo molto molto grande ancora da scoprire. I boschi, le foreste e gli alberi sono in grado di coniugare servizi di regolazione per la collettività all'uso di un bene importantissimo come la risorsa naturale rinnovabile che è il legno, che può alimentare filiere diverse. Contiamo che soprattutto sotto la guida dell'Unione Europea si riuscirà a coniugare la multifunzionalità di boschi e foreste con la diversità delle filiere, riuscendo anche a avere una capacità di respiro, di sguardo globale, perché non possiamo pensare di fare tutto quanto al nostro interno o di continuare a utilizzare in maniera invece critica, un po' estrattivista, risorse di altri paesi, naturali da altri paesi, per alimentare la nostra fantastica capacità di esportazione di prodotti finiti all'avanguardia.